invece a uscire dalla mischia in possesso della palla, effettua un cross teso in area, sfiora la palla Pegna, accorre Riva, lascia la palla Rivera, cross di Rivera, colpo di testa di Boninsegna, finalmente gol di Boninsegna al 16° minuto. Ecco il colpo di testa di Boninsegna, finalmente Boninsegna ha rotto l'incantesimo, perché diciamolo pure, era piuttosto avvilente vedere la squadra azzurra che non riusciva ad aver ragione di un modesto tecnico. 16° minuto della ripresa, vediamo ancora il colpo di testa di Boninsegna, è un colpo di nuca per la verità, la palla si innalza a Candela, vedete lei irraggiungibile proprio all'incrocio dei pali malgrado il tentativo del portiere. 1-0 in favore dell'Italia, 16° minuto del secondo tempo. Arriva Riva, Riva prosegue l'azione, Mazzola con Insegna, ancora Mazzola, Mazzola ancora sulla destra, bellissima la sua azione, con Insegna, la doppia di con Insegna, il merito indubbiamente di Mazzola, e li ammiriamo in questa vertiginosa azione e conclusa con un bellissimo colpo di testa di con Insegna. Ancora è da ammirare l'azione di Mazzola, che vedete aggira Montes, effettua il cross calibratissimo sul quale Boninsegna vola e segna nello stesso punto della porta dove era entrato il primo pallone. Raddoppio di Boninsegna al 21° minuto